Edoardo Rosa, allora il vostro è un legame particolare, nel senso c'è molto conflitto, c'è anche un particolare affetto, alchimia. Come avete lavorato su questa dicotomia anche con Alessio e Fabrizio? Io intanto diciamo che lavoro, ecco, un po', lo porta un po' lei, perché lui è un po' un bambinone che si trova coinvolto in questa separazione, in queste difficoltà pure economiche, quindi come tutti gli uomini si può permettere di essere un po' più infantile, e quindi si trova poi in una situazione, diciamo, dettata da delle decisioni prese dalla moglie, e Rosa ci spiegherà perché. Diciamo che siamo partiti. Il film parte con una separazione, però noi attorialmente, proprio da un punto di vista anche registico, drammaturgico, siamo partiti da un legame. Quello su cui abbiamo lavorato proprio in partenza è stato quello di costruire un po' la famiglia, perché prima di separarla, questa famiglia volevamo indagare un pochettino che cosa c'era dentro, anche perché poi diventa fondamentale nel corso del racconto, no? Strutturare quelli che sono dei legami fissi, e quindi quello è servito tantissimo anche a creare una certa nostalgia che c'è nel film, di questi personaggi che si allontanano, ma che si vogliono ancora tanto bene. E come avete lavorato con Alessio e Fabrizio, che comunque dopo meno di 2 anni sono tornati insieme alla regia? Ma io mi sono trovato molto bene. Il ruolo, mi hanno detto che avevano pensato a me per questo ruolo, quindi un pochettino mi avevano un po' scritto, ma comunque io poi sono portatore di questa storia, che è un pochino autobiografica, quindi per me è stato molto istintivo di pancia, poi emozionarmi, lasciarmi andare a questa storia che mi ha permesso di essere papà nel film, quindi è una storia molto forte in cui mi sono appunto anche emozionato mentre recitavo, mentre lavoravo sul set, quindi ho seguito loro, è andato tutto, spero, insomma, bene. Una bellissima occasione perché sia Fabrizio che Alessio sono, oltre ad essere due professionisti, hanno una sensibilità rara nel modo di affrontare il lavoro, non soltanto sul set, ma anche durante le prove. Voi vedete un film che è anche molto duro, però noi ci siamo anche tanto divertiti e questo serviva a controbilanciare un po' la tematica. Sono due registi che non ti lasciano mai solo, ti seguono veramente passo passo e poi ecco, veramente il jolly di questa storia è Aurora, che interpreta Claudia, e che quindi insomma ha creato questo senso di gioco, di famiglia, un po' con tutti, cioè sia con i registi che tra di noi. È stato un bel viaggio, ecco, sì. C'è una frase all'inizio del film che mi ha colpito molto. Edoardo dice: Sì. la vita c'ha senso soltanto quando non sei costretto sempre a correre. Ora la interpreto così, magari le parole sono un po'. Quanto vi ritrovate in questa frase, voi? Ma io non sono un tipo, diciamo, che corre o scappa, sono abbastanza. Però, ma ho una grossa, diciamo, consapevolezza del tempo che passa, ecco, sono abbastanza in contatto col mio tempo che ho a disposizione, quindi col protagonista. All'inizio del film, quando c'è questa voce fuori campo, lì è come se parlasse già con una consapevolezza che poi avrà. E quindi io un pochino sono anche come Marino, diciamo. La frase La vita c'ha senso soltanto quando non sei costretto sempre a correre. è vero, C'è è poco da verissimo. dire. Aggiungo quando puoi dormire serenamente, quindi Che cioè, nel ormai non è senso, scontato. esatto, insomma,
correre vuol dire veramente non avere padronanza di se stessi e della vita, no? Che doverla rincorrere. Poi a me correre per dire non mi piace proprio, quindi insomma in In generale generale, no. arrampica. Esatto. In chiusura, l'argomento della separazione se è sempre molto attuale, di questi padri separati. Secondo voi è vero che se ne parla troppo poco? Ma io di padri separati, questo film diciamo che non è che si schiera, mi sembra che sia ben equilibrato, perché si vogliono bene, non c'è una, non è descritta una coppia che insomma porta rancore o hanno dei veleni, usano magari i figli per farsi del male, i soldi, così. Quindi questo secondo me il film è interessante. Se ne parla poco, ma non lo so, guarda, non è che... Mi sembra che capiti spesso, che comunque poi magari non se ne parla a livello, dici, dibattito così sociale, ma basta che uno non guarda Maria De Filippi, no? Perché lì litigano sempre, insomma, sembra proprio fatta apposta, sembra che non è un bel esempio, diciamo. Ma l'importante è che se ne parli, non so come dire, no? Cioè, nel senso, Ecco, adesso, che è ecco. meglio che uno invita al dialogo, invece mi sembra che i modelli che... Ma adesso parte Maria De Filippi, non c'ho niente contro, dico, però i modelli che vengono di solito rappresentati a livello Sì, televisivo, perché il sono conflitto sempre piace sempre. Il conflitto piace. di odio, di cosa, di non E, mai di dialogo, quindi è proprio come un po' sì. dividi e ti impera, no? Un po' c'è, cioè, Sì. questa raffigurazione che poi vedono i ragazzi, che viene ripetuta, cioè non vedono l'ora di litigare con Sì. le Beh, il nuove conflitto piace. generazioni. C'è sta preparazione già Come al se si potesse conflitto. amare soltanto attraverso Sì, quel tipo di conflitto. attraverso l'essere pronti, aspettarsi subito che l'altro abbandoni, comunque subito alla rottura. Cioè, uno parti già con la storia, già sapendo che finisce, capito? C'è questa sorta Esatto. di Che tensione, di tensione, ecco. contemporanea però questa cosa, Molto molto. contemporaneo, secondo me. Grazie, grazie Grazie a te. mille. Grazie.